Allora, riprendiamo i lavori pomeridiani del nostro simposio odierno e diciamo ci troviamo adesso di fronte a dei contributi molto interessanti, perché avremo Ilaria Cardelli, poi Michele Mahner, Emilio Spedicato e infine Margherita De Thomas. Allora, Ilaria non è la prima volta che parla qui a San Marino, quindi diciamo al nostro pubblico in qualche modo è anche già nota. Lei diciamo si occupa di teologia, nello specifico oggi ci farà una relazione molto particolare, perché tutti quanti siamo in qualche maniera a conoscenza del discorso dei cosiddetti angeli caduti, no? Le interpretazioni, le valenze di questo argomento sono state e sono molteplici, ma magari forse è il caso che un tantinellino si venga a sviscerare questo argomento. Ilaria è sicuramente molto competente per farlo e allora le abbiamo chiesto di sviluppare questa tematica. E quindi, anche se adesso, diciamo, in qualche modo sarà lei a rompere il ghiaccio del pomeriggio, io adesso le passo la parola. E quando è pronta, sei pronta? Sì, sì. Sei pronta? Perfetto. Sì. Allora, signori, a voi Ilaria Cardelli. Io parlerò di Azazel, della figura di Azazel, più o meno così una panoramica generale della sua... di Azazel se ne parla nella Bibbia canonica in una sola occasione, che andrò a citare, che è Levitico capitolo 16, dal versetto 3 al 31, grosso modo, il riferimento al giorno dell'espiazione, dove si dice, leggo... C'è tutto un preambolo sul cos'è e come funziona il giorno dell'espiazione, cosa tutto il rito, come funziona, eccetera, eccetera, tutti i dettagli. A un certo punto dice: Aron entrerà nel santuario in questo modo: prenderà un giovenco per il sacrificio espiatorio e un ariete per l'olocausto. Si metterà la tunica sacra di lino, indosserà sul corpo i calzoni di lino, si cingerà dalla cintura di lino e si metterà in capo il turbante di lino. Sono queste le vesti sacre che indosserà dopo essersi lavato la persona con l'acqua. Dalla comunità degli Israeliti prenderà due capri per un sacrificio espiatorio e un ariete per un olocausto. Aaron offrirà il proprio giovenco in sacrificio espiatorio e compirà per l'espiazione per sé, il sacrificio espiatorio compirà l'espiazione per sé e per la sua casa. Poi prenderà i due capri e li farà stare davanti al Signore all'ingresso della tenda del convegno e getterà le sorti per vedere quale dei due debba essere del Signore e quale debba essere di Azazel. Farà quindi avvicinare il capro che è toccato in sorte al Signore e lo offrirà in sacrificio espiatorio. Invece il capro che è toccato in sorte ad Azazel sarà posto vivo davanti al Signore per compiere il rito espiatorio su di lui e sia mandato poi ad Azazel nel deserto. Aaron offrirà dunque il proprio giovenco in sacrificio espiatorio per sé e fatta l'espiazione per sé e per la sua casa. Poi dice più avanti: metterà l'incenso sul fuoco davanti al Signore perché la nube dell'incenso copra il coperchio che è sull'arca e così non muoia. Poi prenderà un po' di sangue del giovenco e prenderà un po' di sangue e aspergerà con il dito il coperchio dal lato d'oriente, farà sette volte l'aspersione del sangue con il dito davanti al coperchio. Poi immolerà il capro del sacrificio espiatorio, quello per il popolo, e ne porterà il sangue oltre il velo. È fondamentale questa cosa del sangue, che è parecchio ricorrente nella Bibbia. E va avanti. Così farà l'espiazione sul santuario per l'impurità degli israeliti, per le loro trasgressioni e per tutti i loro peccati. Poi continua sempre sul discorso della ritualità, del rito, tutto quello che è il rito espiatorio, sempre come dicevo collegato al discorso del sangue. A un certo punto, alla fine, dice: Aronne poserà le mani sul capro vivo, sul capo del capro vivo, confesserà, quindi quello per Azazel, confesserà sopra di esso tutte le iniquità degli israeliti, tutte le loro trasgressioni, tutti i loro peccati, e li riverserà sulla testa del capro, quello vivo. Poi,
per mano di un uomo incaricato di ciò, lo manderà via nel deserto. Quel capo, portandosi addosso tutte le loro iniquità in una regione solitaria, sarà lasciato andare vivo nel deserto. È un sacrificio a due entità, esatto. Al Signore e ad Azazel. Esatto, un sacrificio a Yahweh e un sacrificio ad Azazel. Ma chi era questa Azazel? Secondo alcune fonti ebraiche, Azazel è un archetipo, è visto come un archetipo della tradizione ebraica. Sicuramente è il personaggio extraumano più misterioso presente nella Bibbia. Di Azazel se ne parla anche nelle opere del Mar Morto, che sarebbero i manoscritti scoperti nel 47 in una grotta nei pressi del Mar Morto, di cui fanno parte anche i manoscritti di Qumran. In questi rotoli il nome di Azazel compare alla linea 6 del manoscritto 4Q203, che viene anche detto il Libro dei Giganti. Proprio questo particolare manoscritto tratta in questo esatto punto degli angeli caduti, degli angeli ribelli, della ribellione di Semiyaza e di Azazel, che comunque Azazel era uno dei capi della ribellione, e altri, cioè c'erano Semiyaza, Azazel e tutti i loro amici. Poi c'è il libro di Enoch, l'apocrifo dell'Antico Testamento, dove si dice che sul monte Ermon, nel settentrione di Israele, si dice che c'era insomma un luogo di ritrovo di questi, diciamo così, il luogo di ritrovo degli angeli caduti. In questa apocrifo Azazel è presentato come uno dei capi degli angeli ribelli, prima del diluvio, dei quali per esempio si parla anche, qui torno a citare, in Genesi 6 al versetto 4, che conosce molto bene anche Roberto. Quando qui non si fa il nome di Azazel, però si parla degli angeli caduti. Dice: quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla terra e nacquero loro le figlie, i figli di Dio videro che le figlie degli uomini erano belle e ne presero per mogli quante ne vollero. Allora il Signore disse: il mio spirito non resterà sempre sull'uomo, perché egli è carne e la sua vita sarà di 120 anni. C'erano sulla terra i giganti a quei tempi e anche dopo, quando i figli di Dio si univano alle figlie degli uomini e queste partorivano loro dei figli. Sono questi gli eroi dell'antichità, gli uomini famosi. Ecco, questi angeli qui, questi angeli ribelli di cui parla Genesi 6,4, in realtà sono gli stessi di cui parla il libro di Enoch. Poi, insomma, un'altra citazione può essere nella seconda lettera di Pietro, capitolo 2, versetto 4, che comunque leggerò dopo. Il discorso legato agli angeli ribelli in questa apocrifo, nel libro di Enoch, si parla, ecco, di Azazel in una maniera che non ha un'accezione così negativa, anche se poi si dice ok, viene condannato, perché si dice che portò agli uomini la conoscenza, la colpa più grave secondo Yahweh, la colpa più grave di Azazel fu proprio questa, portare agli uomini, questi schiavi che dovevano rimanere ignoranti, portargli la conoscenza, insegnò agli uomini l'arte della guerra, insegnò a costruire le spade, i coltelli, alle donne insegnò l'ornamento del corpo, l'acconciatura dei capelli, il concetto di bellezza in generale, il trucco per il viso, per esempio. E detto poi che insegnò sempre agli uomini tutti i segreti della magia e della stregoneria, l'erboristeria, la padronanza, la conoscenza di tutta quella che era, diciamo, la medicina un po' dell'epoca. Per questo, secondo... L'astronomia e l'astrologia. L'astronomia e l'astrologia, certo. Allora ho fatto un po' un riassunto. Comunque, proprio per questo, Yahweh, insomma, non era proprio tanto felice, si arrabbiò tantissimo e accusò Azazel e tutti gli altri, ma in primis Azazel, perché lui per primo fu quello tra i vari angeli ribelli, fu proprio lui a dire ok, insegniamo agli uomini, portiamo agli uomini la nostra conoscenza, la conoscenza di Dio. E per questo
fu accusato di corruzione dei costumi e di aver portato la malvagità sulla terra, la malvagità nel cuore dell'uomo, nel cuore degli uomini, e anche e soprattutto per la promozione del libero arbitrio, perché lui promuoveva, insegnava agli uomini: ragazzi, non dovete essere schiavi, voi siete uomini, siete esseri comunque di matrice divina, quindi non dovete essere per forza schiavi di Dio o di Yahweh in questo caso. Sempre nel libro di Enoch si dice che a quel punto lì Yahweh si arrabbiò tantissimo e avrebbe incaricato l'arcangelo Raffaele di andare a cercare Azazel e tutti gli altri, soprattutto Azazel, e legarlo, cioè lo doveva là, perché poi di fatto là, secondo la tradizione, l'avrebbe legato e sarebbe ancora legato, incatenato, insomma lo incaricò di legarlo e di incatenarlo, tenerlo incatenato nella totale oscurità fino al giorno del giudizio. Perché, come si dice, citazione, tutta la terra è stata corrotta dalle opere insegnate da Azazel e ogni peccato va attribuito a lui. E questo si trova nel primo libro di Enoch, 1 Enoch, capitolo 2, versetto 8. Poi si ritrova Azazel nell'apocrifa Apocalisse di Abramo. In Apocalisse di Abramo Azazel è ritratto come un uccello immondo, presentatosi quando degli uccelli rapaci calavano sulle bestie morte mentre Abramo li scacciava, che esattamente non è altro che il fatto raccontato per quanto riguarda la Bibbia canonica in Genesi 15 dal versetto 7 al versetto 12, che dice esattamente così. Gli disse, e Dio disse, insomma: prendimi una giovenca di 3 anni, una capra di 3 anni, una ariete di 3 anni, una tortora e un piccione. Andò a prendere Abramo tutti questi animali, li divise in 2 e collocò ogni metà una di fronte all'altra. Non divise però gli uccelli. Gli uccelli rapaci calavano su quei cadaveri, ma Abramo li scacciava. Eccetera, eccetera. Insomma, mentre il sole stava per tramontare, un torpore cadde su Abram ed ecco un oscuro terrore lo assalì. Allora il Signore disse ad Abram: sappi che i tuoi discendenti saranno forestieri in un paese non loro, saranno fatti schiavi, saranno oppressi per 400 anni. E continua, ecco, praticamente questo è il parallelismo tra l'Apocalisse di Abramo e Genesi 15, però in Genesi 15 non si parla, non si nomina Azazel, mentre nell'Apocalisse, nell'Apocrifa, Apocalisse d'Abramo, viene descritto la stessa situazione nominando però Azazel. E di questo uccellaccio nell'Apocrifo è detto così, viene detto così: l'uccello immondo mi parlò e disse: che cosa stai facendo, Abramo, sull'altura santa dove non si mangia e non si beve né vi è cibo per gli uomini? Tutto sarà consumato dal fuoco e ti distruggerà. E avvenne che quando vide la lingua degli uccelli, disse ad angelo: e questo è mio signore cos'è? Ed egli disse: questa è la disgrazia, è Azazel. La porzione di Abramo è in cielo, la vostra è sulla terra. L'Eterno, il Potente, vi ha dato una dimora sulla terra. Attraverso di voi vengono ira, si riferiva agli angeli ribelli, attraverso di voi vengono ira e prove sulla generazione degli uomini. Praticamente Dio aveva preso, Yahweh aveva preso e confinato Azazel, legato sottoterra nel deserto. E tutti gli altri angeli ribelli non erano legati e incatenati, però gli ha detto: ok, voi, per voi il cielo non esiste più, diventerete padroni, tra virgolette padroni, della terra, visto che l'avete corrotta con le vostre conoscenze, le vostre cose. E dice: attraverso di voi vengono ira e prove sulle generazioni degli uomini, quindi la vostra dimora rimane la terra. In alcuni scritti rabbinici Azazel è visto come il seduttore delle donne, per esempio, grande seduttore di donne, super donnaiolo. Nell'Islam, sebbene Azazel, che in arabo è Azazil, non sia mai nominato nel Corano, mai compare il nome di Azazel, però è presente nelle leggende islamiche. In una certa visione tradizionale, praticamente due esseri
fanno capo ai due capri di Levitico 16 che ho letto prima, Dio e Azazel. E sono stati i commenti rabbinici, tanti commenti rabbinici, che poi hanno attribuito alla figura di Azazel l'angelo caduto, la figura di angelo, che hanno attribuito questa cosa qui perché per un discorso di tradizione, però non, cioè, è grazie ai commenti rabbinici che tutti gli attributi di Azazel poi stai accumulati. Commento per esempio di Soncino, che è la prima Bibbia, lui ha pubblicato la prima Bibbia ebraica completa del mondo nel 1448, Gerson Nathan Soncino, sul Levitico 16:8, quello che ho letto prima, dimostra che la parola Azazel era intesa nel giudaismo antico, nel senso di un forte oppure possente Dio, quindi un altro Dio. In quest'ambito la parola Azazel, l'etimologia della parola Azazel, è ritenuta derivata da Asas, che vuol dire forte, e da El, che vuol dire Dio, venendo a significare poi Dio potente. Quindi un altro Dio potente. Una cosa, la stessa entità che viene chiamata Azazel in diverse fonti, per esempio nel libro di Enoch viene chiamata col nome di Semiasa. Semiasa era un altro, esatto. Era il capo, quello che ha avuto l'idea di ribellione. Azazel in realtà è quello che ci è rimasto privato, perché poi hanno incatenato Azazel, non hanno incatenato Semiasa. Perché alla fine, se si va a guardare, la radice è la stessa, perché Azazel è il discorso che hai appena finito di fare, giustamente, ma Semiasa è... c'è una radice anteriore che poi sarebbe interessante in ebraico capire cosa potrebbe voler dire, ci vorrebbe è Asas, perché Semiasa è lo stesso concetto, eh? Il nome è sì, quasi sì. Analogo. Però ecco, per esempio, nel libro di Enoch, che io non sono andata a trovare, è una curiosità dal punto di vista anche di tempo. Nome, è una curiosità dal punto certo, di vista. Certo, sì. No, vengono, cioè non è che viene sovrapposta, proprio no. Vengono identificate con due persone. In cui a volte è stata sovrapposta, infatti, esatto. Anche con Lucifero, con... Sì. In questo, proprio nel libro di Enoch, sono due figure distinte, quindi Semiasa, che insieme ad altri due, tre ideatori della rivolta, dicono che okay, mettiamoci tutti insieme e andiamo esatto. Fanno il giuramento. Sì, e c'è il giuramento, infatti. Però io ho saltato, tagliato la citazione. E c'è il giuramento dove... Però poi Semiasa è il primo che torna indietro. Legata proprio al fatto della sì, stessa sì. Radice, perché adesso hai spiegato giustamente benissimo il discorso della radice Asas, no? E questa radice la trovi in tutti e due i nomi, e questo è incontestabile. Sì, quindi dà il concetto di un'entità potente. Molto potente. O potente come Dio. Sì. Potrebbe essere. È molto rispettata, tant'è che il capro per l'espiazione è uno che viene tirato a sorte. Sì. Quale dei due capri identici e puri, tutte e due puri, tutte e due identici, tutte e due, quale va a Yahweh e quale va a Azazel. Quindi quello di Yahweh viene sacrificato, quello di Azazel viene mandato libero nel deserto dopo avergli buttato addosso tutti esatto. I peccati certo. Del popolo di Israele. Per esempio c'è nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 4, versetto 4, Azazel non viene nominato, però quando Paolo dice, perché non l'ha scritta proprio lui, però dice il Dio potente di questo mondo, ecco, il Dio potente di questo mondo era riferito a Azazel, cioè riferito a tutte quelle che erano, tutta quella che era la tradizione, anche popolare riguardo le figure di Azazel. Poi in fin dei conti lo stesso, quello che poi viene chiamato Satana, viene definito il principe di questo mondo, quindi è tutto coerente, però ecco, Satana non è un nome proprio, no, mentre cioè, tutti pensano che Satana sia un nome no, proprio. Non è un Satana nome, è una categoria, è un aggettivo sì. Più che altro, cioè come dire Roberto Pinotti sei bello, cioè capito. Niente, io avrei quasi finito, però no, prima
Sì, non voglio togliere tempo con le citazioni, ce ne avrei altre due o tre, però. Ma è che il prossimo anno interessa questo. Sì, vabbè, io salterei alle conclusioni, che sono tre poi di fatto, avendo fatto così una carrellata veloce su chi era e chi non era questa Zazel, poi ognuno se lo vada a cercare, a approfondire la cosa. Però ecco, sicuramente Azazel non era un demone, come dice oggi la demonologia moderna, che però insomma è stata manipolata soprattutto dalla demonologia cristiana. Azazel non è mai stato un demone. Gli angeli caduti, gli angeli ribelli, venivano comunque molto, 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 molto rispettati. E questo, ecco, questo invece la voglio fare di citazioni, perché è importante. Questo qui viene, si evince anche dalla seconda lettera di Pietro, che dice così: temerari, arroganti, non temono di insultare gli esseri gloriosi decaduti, mentre gli angeli, a loro superiori per forza e potenza, non portano contro di essi alcun giudizio offensivo davanti al Signore. E questo si riferisce agli uomini. Praticamente questo versetto qui dice così, che l'essere umano, le persone, gli uomini, temerari e arroganti, non temono di insultare gli esseri gloriosi decaduti. Quindi rimangono comunque esseri gloriosi, anche se decaduti, e degni di rispetto, ma gli uomini non li rispettano. Quindi gli angeli gloriosi decaduti, secondo la seconda lettera di Pietro, vanno rispettati, e chi non li rispetta commette un peccato davanti a Dio. Quindi erano comunque molto rispettati. La terza conclusione è che è più che una conclusione, una riflessione più che una conclusione, perché Azazel è stato condannato da Yahweh per aver portato cosa? Per aver portato la conoscenza agli uomini, per aver spiegato sempre agli uomini, alle donne e a tutto quello che erano le creature di Yahweh, per avergli spiegato loro l'importanza del libero arbitrio, la fondamentale il libero arbitrio per l'uomo. Quindi l'importanza è, ecco, nonostante tutto, nonostante gli abbia portato la conoscenza, nonostante gli abbia fatto capire l'importanza del libero arbitrio, è considerato il Dio di questo mondo condannato a restare sulla terra insieme agli altri angeli ribelli. Ma siamo sicuri che Azazel e gli altri volessero davvero il male per gli uomini? O forse era Yahweh che voleva che gli uomini, le sue creature, fossero e restassero per sempre degli schiavi ignoranti, che è probabilissimo, vista anche, per esempio, la tradizione, e qui mi viene in mente il libro di Biagio Russo, Schiavi degli Dei, dove si dice, si spiega, dove la tradizione sumera spiega benissimo, Biagio Russo, in questo libro è fantastico, tutto il discorso degli uomini visti come schiavi dagli dèi. Quindi era Yahweh che voleva che gli uomini restassero ignoranti e schiavi, ma Azazel davvero ha portato tutta questa malvagità, iniquità, e si meritava di fare la fine che ha fatto nonostante tutto? Ma e quindi dove sta la verità? Di qua o di là? E quindi cosa si deve fare? E vi lascio con questo spunto di riflessione, perché poi ognuno deve fare le sue riflessioni, valutazioni e tirare le sue somme. Beh, questa figura evidentemente ricalca molto il Prometeo e l'Ercole, certo. No? È chiaro. Però c'è da fare una considerazione, anche se in passato c'è sempre stata la tendenza a concepire la divinità non necessariamente solamente come una entità assoluta benefica e basta, ma anche come ambivalente, no? Vedi lo zoroastrismo, per esempio, e altre cose del genere. Però una cosa c'è anche da dire. Non è da ora, è col dopoguerra, che ci sono numerose interpretazioni bibliche che tendono a darci una chiave di lettura secondo cui il Yahweh, diciamo, dell'Antico Testamento e il Dio di Cristo sono assolutamente inconciliabili.
Ed è abbastanza vero questo dal punto di vista comportamentale. Sì. Il Dio di amore di Cristo è una cosa, il Dio geloso e vendicativo è anche, diciamo, spietato, no? Che si manifesta anche un po' psicopatico. È non solo molto meno simpatico, ma è sicuramente molto diverso. È uno simpatico, sì, esattamente. Poi, al di là delle cose che per esempio ha scritto, sono anche correttamente documentabili, per esempio Mauro Biglino, ultimamente, io mi ricordo che già negli anni 70 uscì in Francia con grande eco anche un libro di un autore ebreo che si chiamava Bon Mizrachi, intitolato Les extraterrestres, proprio più chiaro di così si muore, no? La seconda edizione si chiamava Des signes dans le ciel, dei segni del cielo, e lui rileggeva tutta la tradizione vetero-testamentaria in questa chiave, per così dire, extraterrestre, che indicava già allora, ovviamente, nel Dio biblico dell'Antico Testamento, un'entità non terrestre che semplicemente perseguiva un disegno di controllo, o potremmo dire di tipo colonialista, va? Se così vogliamo dire, dell'ambito in cui operava. E mentre tutto sommato si poneva per certi aspetti lo stesso interrogativo che ti stai ponendo te. Cioè, siamo poi sicuri che gli angeli caduti, che caduti in disgrazia e combattuti da Yahweh, fossero poi così cattivi? E soprattutto perché Yahweh aveva tutta questa paura? Eh beh sì, beh, della ribellione. Era una obiezione alla sua autorità. E poi una delle cose, poi magari chiudiamo qui il discorso, che giustamente fa rilevare Biglino, è che Yahweh alla fine dei conti non era altro che assimilabile alla figura di uno dei cosiddetti angeli delle nazioni. Mm. Perché nell'Antico Testamento ci viene detto che un popolo ha il suo angelo. Ma angelo di cosa? Perché angelo in greco vuol dire inviato, messaggero. Sì, messaggero, ma angelo nel senso che era preposto a seguire quel popolo, no? Certo. Quindi, chiaramente, così come... È una specie di luogotenente. Esatto, una sorta di luogotenente. Il mondo viene diviso in vari popoli e ogni popolo ha il suo angelo. Agli ebrei è toccato di avere. Però è anche vero che tutta la storia, in questo caso per esempio di Azazel e Yahweh, rimanendo qui, c'è, ecco, una similitudine non solo col discorso di Prometeo, ma per esempio con, non ne ho parlato proprio qui a San Marino l'anno scorso, di Enchia e Enlil, i due fratelli, che Enlil era comunque il capo, sì, il capo, il dio in carica, il dio boss, capo, e Enki era il suo fratello, e Enlil era super autoritario, proprio spietato, autoritario e spietato, infatti tutti adoravano Enlil, ok, perché era il capo, però era solo per paura, perché poi non era così tanto simpatico, un po' come Yahweh, tutti, Yahweh ha detto che sì, certo, se no l'alternativa è di morire, quindi o fai così o fai così. E avevano paura, quindi non era un discorso di rispetto, un discorso di paura. Assolutamente. E Enki invece era il suo fratello, era quello che era molto affezionato agli esseri umani. Tant'è che nel discorso, per esempio, nel Numa Elish, che ne ho parlato l'anno scorso, del diluvio, chi è che va da Utnapishtim e gli dice... Sì, il Noè biblico, il Noè, poi. Il Noè, sì, sì, che va da Utnapishtim e gli dice: oh, ascolta, va, c'è mio fratello che vi vuole sterminare tutti, guarda un po' se fai come ti dico io, così vi salvate. Sì, esatto. Che gli ha dato la dritta. Sì, che, niente, ecco, siamo sicuri che Yahweh, che sia stato proprio Yahweh a dire a Noè: sì, sì. Oh, vai, fatti a far l'arca perché io voglio ammazzare tutti. O sia stato forse qualcun altro? Sì, c'è da dire un'ultima cosa, non dimentichiamo che la prole degli angeli caduti, cioè i Nefilim, no? Uh-huh. Vetero-testamentari, in pratica Dio decide di sterminarli col diluvio e in buona misura ci riesce, poi sì, qualcuno si salva ovviamente, ma in buona misura ci riesce perché sono maledetti e quindi dice: rimane il diluvio, così morite. Ma non si sono salvati tutti perché si sono nascosti sottoterra nel deserto, ma hanno fatto sì, un po' di cose, un po' di storie. Poi sappiamo benissimo che quando per esempio Giosuè va in Palestina,
dopo la morte di Mosè e comincia a conquistare il paese, si trova di fronte dei Nefilim, che vengono descritti ampiamente, cioè per esempio il re Og di Basan, in cui l'Ettore era 3 metri, perché erano di alta statura, no? Oppure lo stesso Golia, lo stesso Golia apparteneva alla stirpe dei Nefilim, l'ultimo. Erano un misto tra, sì, tra gli angeli e gli uomini. Erano metici. Infatti, ecco, gli angeli caduti e giganti non sono la stessa cosa, quello che devo dire, assolutamente. No, gli angeli caduti sono i papà, per dire, dei giganti o comunque dei Nefilim. Quindi sono cose diverse, sicuramente. E comunque gli angeli caduti, sempre secondo le varie tradizioni, se davvero, dando un minimo di veridicità alla tradizione degli angeli caduti, parrebbe che siano ancora sulla terra, certo, a governare il mondo, cioè nel senso a dirigere, però Dio gli ha detto, ok, vi garbano gli uomini, vi garba sta sulla terra. Non tornate più in cielo, state sulla terra. Il problema è proprio questo, che se dovessimo prendere alla lettera certe affermazioni vetero-testamentarie, di fatto la terra appartiene agli angeli caduti. Appartiene agli angeli caduti, certo. Non per nulla, come giustamente dicevi tu prima, il termine Satana non è un nome, ma attiene a un attributo, a una categoria, chiamalo come vuoi, e quindi è questa stirpe che, diciamo, possiede la terra. E là evidentemente governata, perché non dimentichiamo che nel libro di Enoch e in altri testi di questo tipo viene giustamente detto che i primi re nell'area medio orientale sono i figli degli angeli caduti, pari, viene detto, anzi addirittura da un punto di vista linguistico, se noi consideriamo che in ebraico angelo si dice Malek, che si scrive MLK, no? E sempre MLK con la lettura però Melek vuol dire anche re, questo vuol dire tanto, vuol dire che i primi re erano questi signori, che erano re dispotici, autoritari, tirannici se vogliamo, e l'atteggiamento quindi non potrebbe essere ieri e oggi poi molto diverso. Se qualcuno ha continuato da dietro le quinte a governarci di questi signori, beh, l'ho fatto e lo continuo a fare in perfetta coerenza. Ora, è anche vero che io sono personalmente sono molto sulla linea di Azazel. Tu? Sì, sì, certo. E non solo io, penso che la maggioranza delle persone che conosco siano sulla linea di Azazel. Ti posso citare una cosa divertente, perché è molto bellino questo dialogo che stiamo facendo, no? E questo mi fa venire in mente lo scrittore inglese Lewis, no? Che ha scritto varie cose nel dopoguerra, tra cui una trilogia molto bella in cui coinvolge delle entità extraterrestri, Malacandra, Perelandra, questa orribile forza, no? Fra le altre cose, lui ha scritto un libro molto divertente intitolato Le lettere di Berlicche, dove lui configura il protagonista, no? Di incontrarsi, una situazione di un incontro con un diavolo, no? Un diavolo che opera qui fra di noi, naturalmente in spoglie umane, che si chiama Berlicche. E i due diventano amici, diventano amiconi, e lui scopre che Berlicche è il figlio di un buon diavolo, no? E così si frequentano, eccetera, eccetera. Un bel giorno, mentre sono a passeggio in uno di questi giardini inglesi, eccetera, lui mi dice: senti, ma tu mi devi spiegare una cosa, la caduta, mi devi dare un po' qualche informazione di più, perché non è una cosa facile. E lui ha detto: sai, non è semplice, però proverò a spiegarti. Guarda, dice, arriviamo a quella panchina, dice, adesso mettiamoci a sedere, allora dice, dimmi, dice, senti, fai una cosa adesso, dice, adesso alzati tu. Dice, perché? Non ti preoccupare, fai come ti dico, alzati, va bene? Dice, adesso mettiti davanti a me. E poi? Dice, raccontami. No, andiamo, dice, una cosa per volta. Adesso fammi una cortesia, inginocchiati. Dice, come inginocchiati? Inginocchiati davanti a me. Va bene? Dice, allora? Dice, adesso comincia a tessere le mie lodi. Dice, cosa vuol dire? Niente, dice, io ti sono simpatico, ho dei dati positivi, dimmi.
Beh, sì, in effetti, dice, tu sei un tipo simpatico, estroso, estroverso, e continua così, eccetera, eccetera. Dopo 3 o 4 minuti si ferma, no? E questo dice, perché ti sei fermato? Poi perché mi sono fermato? Dice, scusa. Gesù, io sono bello e rotto, mi ha detto. Ecco, ci è andata così. No, cioè, nel senso, ora qui è... Però... Adesso qui siamo un po' quasi sul satirico, però... Però sì, però anche sì. Sì, sì. Cioè, non ha bisogno... Una cosa è sicura, il Dio di Cristo e lo Yahweh che faceva queste cose, sicuramente è molto più simpatico il Dio di Cristo, non c'è dubbio. Sì, ma è simpatico anche a Azazel, che poverino poi l'ha stato punito per... Non ci siamo capiti. Sto dicendo che proprio che nell'Antico Testamento, tutto sommato, diventa più simpatico, diciamo, in questo caso a Azazel, no? Anche perché nell'Antico Testamento il Dio di Cristo non c'è, quindi non c'è proprio, capito? Quindi va considerato questo aspetto, e c'è una renovazione totale nel Nuovo Testamento, spariscono certe connotazioni in maniera totale. Diventa Dio super mega misericordioso. Hai capito? È come se ci fosse stato un golpe in cielo, no? E fosse stato cambiato il master plan, no? Il piano rivolto all'umanità. Quindi, Sì, io ti ripeto, il discorso di Azazel ci tengo parecchio perché è stato punito per sbaglio. Cioè, nel senso, non per sbaglio, però è stato punito e non se lo meritava. È stato punito solo perché, sempre secondo la tradizione, è stato punito perché Yahweh era troppo despota, era troppo arrogante, troppo. L'umanità l'ho creata io, è tutta mia e ne fa quel che mi pare. E Azazel invece ha detto: no, ma come fa quel che ti pare? Come se questi figli degli angeli caduti dovessero campare non poche centinaia d'anni, come magari facevano i patriarchi, no? Ma qualche migliaio d'anni potremmo anche trovarci qui ancora. Vabbè. Chissà. Grazie, Ilaria. Grazie.